Se uno legge senza avere un preconcetto che deriva da tante cose che sono poi state dette ciclicamente e vuole vedere realmente chi è mio padre, penso che oltre che vedere cosa è successo in Italia per 10 anni e nel mondo, soprattutto nel mondo, perché mio padre si è occupato più di politica estera che di mantenere, può anche rendersi conto chi realmente era mio padre, di che cosa si occupava e come era fatto. Cominciano il 6 agosto 1979 e finiscono il 22 luglio 1989, quando Giulio Andreotti assume la guida del suo 6° governo. Si tratta di diari inediti racchiusi in un volume curato adesso da Serena e Stefano Andreotti, due figli dell'ex senatore a vita che custodiscono le memorie del padre. Teniamo conto, 10 anni di diari di un malato della scrittura come mio padre, che mio padre ha scritto e ha conservato quasi tutto quello che ha scritto, se non tutto, di episodi ce ne sono veramente centinaia. Io penso che le cose più curiose sono, non so, i rapporti per esempio con Pertini, che era un'altra persona, no? In quegli anni, e Pertini era un po' fumino, no? Come comportamento, e con Pertini c'è proprio un rapporto carino, no? Quasi di rispetto filiale e verso il padre, perché Pertini era chiaramente più grande di mio padre, quindi ci sono tanti episodi di gaffe che fa Pertini, però viene messa sempre sul piano poi della battuta simpatica, anche se aveva creato dei problemi internazionali. Episodi, diciamo, curiosi ce ne sono veramente. A chi avrà la pazienza e la voglia di leggerlo, ce ne sono centinaia, se non migliaia. Ad ospitare l'evento organizzato dall'Associazione Cultura Nazionale, la Casa delle Energie di Arezzo. Diciamo, si dà l'occhio verso un importante momento della storia italiana, anche controverso se vogliamo, dove la figura di questo ministro degli esteri, Giulio Andreotti, diciamo, si è rivelata una delle più importanti e influenti a livello internazionale in quel periodo.